e poi si valuta se la caduta di pressione è all'interno, è arrivato il momento di andare a casa anche per i ragazzi da Pietro Fiorentini. Ciao ragazzi, finalmente ho smesso di fare lo youtuber e ho iniziato a lavorare in fabbrica. Scherzo, sono stato invitato da Confindustria Vicenza a scoprire la manifattura del luogo. Sul mio canale YouTube, oltre a raccontare la mia vita e intervistare persone di successo, spesso mi imbuco nelle aziende per scoprire come funzionano. E penso che sia interessantissimo per scoprire cosa c'è dietro le realtà che conosciamo solamente da fuori. Mi sono imbucato in startup, banche, brand di moda, università e ogni volta imparo qualcosa di nuovo che non sapevo. Bene, in questo video vi porto alla scoperta del mondo della manifattura, cioè delle fabbriche e in particolare di due aziende, Better Silver e Pietro Fiorentini. Better Silver è un'azienda innovativa che da più di 40 anni produce e vende gioielli per grandi partner in giro per il mondo. La loro specialità sono le catenine e i bracciali d'argento. Pronto per essere spedito a qualche cliente. Wow, che bello. Abbiamo fatto un giro all'interno delle due sedi principali e Paolo ci ha mostrato il vero procedimento con il quale trasformano il metallo grezzo in piccole catenine con dei macchinari della precisione millimetrica. Non avevo mai visto qualcosa del genere. Dopodiché siamo andati da Pietro Fiorentini, una realtà industriale che produce soluzioni tecnologiche per sistemi multigas. Con più di 80 anni di esperienza si è conquistata un posto tra le migliori aziende al mondo per prodotti e servizi nel campo dell'energia. Facendo un giro nella fabbrica con Francesco e Giulia, ho scoperto quanto innovativi siano i processi al suo interno. Tra impianti, tubi e valvole, Pietro Fiorentini è tutto ciò che non ti aspetteresti da una fabbrica di questo tipo. Lo so, è quello. Ma io non ci credo neanche io, e quindi mi sento un attimo, però... Io non sono abituato a vedere le fabbriche in generale, ed è stato strano vedervi camminare in giro, salutare tutti in maniera amichevole. Mi ha davvero stupito l'approccio lavorativo moderno e l'atmosfera amichevole che si respira all'interno di un'azienda del genere. Bene, partiamo dall'inizio. Sono partito la mattina da Vicenza e mi sono diretto da Better Silver, dove ci ha accolti Paolo, CEO dell'azienda che insieme ai fratelli Andrea ed Anna porta avanti l'attività di famiglia. Qui siamo nella Digital Room che abbiamo allestito l'anno scorso in periodo Covid, quindi non si poteva viaggiare, non si potevano fare fiere, era fondamentale trovare la maniera per dialogare con i nostri clienti. Dopo averci accompagnato negli uffici sales e IT al piano superiore, Paolo ci ha portati giù dove si trova la parte finale della catena produttiva, ovvero l'imballaggio e la spedizione delle catene. È una catenina che poi era venduta sui nostri clienti. Poi siamo passati alla ciccia, ovvero i macchinari dalla precisione chirurgica con i quali incidono, piallano, danno forma a gioielli e altro ancora. Tantissime macchine, ognuna con un ruolo specifico. La macchina va tagliare in maniera automatica la lunghezza data e a questo punto sarà sufficiente poi andare ad inserire la chiusura e il gioco è fatto. C'è una minuscola fiamma ossidrica. Una minuscola fiamma che proprio va a saldare, fa una saldabrasatura e va quindi a saldare l'anellino di congiunzione. Better Silver è stata fondata nel 77 dal padre di Paolo e quel che una volta era una piccola attività nata da un garage è poi diventata un business veramente grande e strutturato, evolutosi negli anni 90 fino ad accaparrarsi clienti internazionali. Questo passaggio ha richiesto un'espansione della fabbrica negli anni che al momento conta 15.000 metri quadri e diversi stabili. La cosa che alla fine fa la differenza è sempre l'entusiasmo, no? La passione. L'azienda è vissuta veramente come una grande famiglia. Noi abbiamo fatto un bel lavoro recentemente sui nostri valori, no? Per capire quali erano e quali sono i nostri valori. Abbiamo capito che i nostri valori fondanti sono il coraggio, la famiglia e l'ingegno. Quindi scoprire un nuovo modo per produrre qualcosa, più economicamente, più pezzi. Esattamente, esattamente. Qui Paolo ci ha accompagnati nella seconda sede, nonché quella storica a pochi metri dalla prima, dove abbiamo visto alcune delle innovazioni dell'azienda, come questo robot che autonomamente trasporta materiali da una zona all'altra e va ad alleggerire il carico del lavoro dei dipendenti che un tempo dovevano spostare i materiali fisicamente con un carrello. È veramente bellissimo. Dopodiché abbiamo continuato il nostro percorso inverso nella catena di produzione. Questa è una cosa che merita. Abbiamo questa macchina che riconosce dove l'utensile deve lavorare, viene incisa per avere un risultato finale molto, molto brillante. Lui riconosce quando è catena o quando è pallina. Qui stiamo nuovamente entrando in un'altra area. Noi produciamo il semilavorato e si basa su dei laminati o dei trafilati in argento e da lì si ottiene una lastra e un filo che vengono inseriti, vengono caricati in macchine meccaniche che producono poi la maglia della catena. Quindi questo fa sì che si vengano a creare questi laminati, questi trafilati, che poi vengono aggiustati nello spessore necessario, posti in macchina ed è la macchina che poi produce la catena. Ok, quindi tra questo stabile e quell'altro quante persone lavorano? Circa 110 persone. E l'aspetto della sicurezza? Ovviamente un asset fondamentale perché le camere, il riconoscimento. Tecnologia anche su quello. Assolutamente.
Abbiamo fatto un lavoro importante quest'anno legato alla sostenibilità. Ci siamo dati 3 obiettivi: utilizzare il 100% argentro non proveniente da miniera ma da riciclo, 100% poi di energia elettrica da fonti rinnovabili e poi rispetto al 2020 ci siamo dati l'obiettivo di incrementare del 100% le ore di formazione al nostro personale. Okay. Una volta finito il tour dei macchinari abbiamo visto il Creative Lab, ovvero quella zona in cui si decidono le collezioni per l'anno successivo e dove vengono realizzati i nuovi gioielli, partendo da un disegno per poi passare al PC ed eventualmente alla stampante 3D. Quindi la creatività la fate voi, non la fa il cliente che vi chiede il prodotto finito? Entrambe. Entrambe le cose, quindi voi potete proporre un'idea? Solitamente noi partiamo da una nostra idea e poi da lì si realizza magari con modifiche richieste dal cliente, molte volte invece l'input arriva direttamente dal cliente, abbiamo dei clienti con i quali lavoriamo proprio su una progettualità. Come partner? Sì, per forza. Dalla materia prima fino alla catena finita che abbiamo visto, sì. Quanto tempo ci vuole? Noi abbiamo un lead time medio che si aggira intorno alle 4-5 settimane. Okay. Questo perché abbiamo migliaia di prodotti, ognuno poi ha una strada comune ma prende dei sentieri autonomi in base alla tipologia di prodotto. Infine ci siamo seduti in una sala riunioni e ne ho approfittato per fare qualche domanda a Paolo e a Joshua, un ragazzo che lavora in Better Silver da circa un paio d'anni. C'è un tema di ricambio generazionale, c'è un tema di trovare gente che abbia voglia di intraprendere un lavoro che è stato per troppo tempo raccontato troppo male. Oggi penso che le aziende siano cose totalmente diverse, sono aziende dinamiche, sono aziende che puntano sulle persone, che puntano sulla crescita, dove c'è un rapporto umano. Noi facciamo due volte all'anno quella che noi chiamiamo la plenaria. Per un giorno raduniamo tutte 110 persone che lavorano per noi, andiamo in un bel posto e raccontiamo a tutti i nuovi progetti. Joshua, di cosa ti occupi? Allora, lavoro nel reparto macchine, dove si producono catene. E cosa consiste il tuo lavoro? In modo particolare, diciamo, per la maggior parte del tempo è di caricare la macchina in modo tale che non possa mai fermarsi la produzione. E quanti anni hai? 23. Ah, sei 97 o 98? 98. Figo, molto interessante. E com'è quindi la giornata tipo? Beh, il problema, diciamo, che incontri più spesso, se va qualcosa storto, che nella macchina puoi trovare la catena caduta. Il problema lì è capire perché è caduta. La bravura poi sta anche nell'avere l'esperienza e comunque il bello di questo mestiere è che devi usare la testa e capire da dove viene il problema, perché una catena può cadere per un coltello che non è più affilato. Quindi torna all'ingegno di cui parlavamo. Esatto. E così è terminato il mio giro in Better Silver e mi sono diretto da Pietro Fiorentini, dove appena arrivato mi ha accolto Francesco, che mi ha spiegato il prodotto di punta dell'azienda, cioè il regolatore. Un regolatore è un dispositivo che regola in pressione e portata il gas e quindi fa in modo che dalle grandi portate, altissime pressioni dove viene estratto, ok, arrivi fino al punto di utilizzo, fino al fornello di casa nostra. Non temete, se non avete ancora capito di che si parla, è normale. Anche a me non era ben chiaro. In parole semplici, i regolatori sono dispositivi che servono nel trasporto del gas, lo stesso gas che arriva nelle nostre case per i fornelli. Pietro Fiorentini è il campione dei pesi massimi quando si parla di regolatori, ma soprattutto sono campioni nell'organizzazione della catena di produzione. Francesco e Giulia nascono nel mondo lavorativo come ingegneri gestionali e ora, nel ruolo di KPO, si occupano di migliorare costantemente i processi dell'azienda utilizzando il metodo Lean. Banalmente post-it sono un metodo per rendere visivo, mappare i processi. In sostanza rendono tutti i processi di lavoro più snelli, senza sprechi e a basso costo, facendo gioco di squadra e puntando a un risultato ottimale. Semplice, no? Come un po' tutti gli stabilimenti di Fiorentini, si seguono delle logiche Lean, quindi se guardiamo questo stabilimento ci sarà la parte di materia prima che è in questa zona, che viene man mano trasformata, mano a mano che affrontiamo e percorriamo tutto lo stabilimento, per diventare alla fine il nostro prodotto finito. Quindi non ci sono rilavorazione, non ci sono percorsi a ritroso di nostri componenti, ma si va dalla materia prima al prodotto finito e poi alla spedizione. Cosa sono quei post-it là? Pietro Fiorentini è uno dei più grandi consumatori al mondo di post-it. Noi lo utilizziamo per fare quello che chiamiamo la controllo visivo, la comunicazione di tutte le informazioni che non devono essere all'interno del PC, ma devono essere a disposizione di tutti le persone, i colleghi che girano nel reparto. Possiamo anche entrare nella che noi chiamiamo Mixed Model Flow Line ed è una linea di produzione con i concetti più spinti, diciamo, della Lean Production. I vari componenti vengono presi, lavorati e verniciati e i nostri operatori li appoggiano su una apposita maschera e, facendo un percorso, trovano i vari componenti nella dimensione corretta per assemblare mano a mano che procede questo carrello il nostro regolatore finito e lo testano esattamente dove vediamo quella bandiera gru là in fondo. Nel
kit di produzione abbiamo solo ed esclusivamente i componenti corretti per l'assemblaggio di questo pezzo, che potrebbe essere completamente diverso rispetto al pezzo che lo seguirà o al pezzo che lo precedeva. Mi ha fatto fare un po' di altri giri negli altri stabilimenti, dove producono non solo regolatori e impianti, ma tantissimi prodotti, dispositivi e macchinari legati all'industria del gas. Dopodiché è arrivata Giulia, che ci ha accompagnati nello stabilimento dell'R&D, diviso in due sezioni. La prima di produzione, dove ci si concentra sul collaudo di prodotti e linee, e la seconda di innovazione, dove si lavora per sviluppare nuovi prodotti. Qui abbiamo proprio un esempio di un impianto di upgrading. L'impianto di upgrading è un impianto di depurazione del biogas che esce magari da degli impianti per essere poi quindi depurato prima di diventare biometano e quindi immesso nelle reti tanto quanto il gas naturale. Questa ad esempio è una cabina di iniezione del biometano, quindi dopo essere stato depurato il biogas diventa biometano e viene quindi ridotto e analizzato per verificare la qualità prima di essere immesso nelle reti. Qui possiamo vedere le modalità di lavoro del team. Questa è una fishbone, è proprio una lisca di pesce. Le varie spine sono i componenti del prodotto finale che mano a mano vanno a comporre il prodotto fino a quello finale appunto. Fermi, qua vi spiego in breve di cosa si tratta. In tutte le aziende, ma in particolare nelle fabbriche, una cosa importantissima sono i processi, cioè le istruzioni chiare e precise su come si fanno tutte quante le cose. Giulia e Francesco si occupano proprio di migliorare questi processi sempre di più, in modo da rendere la produzione sempre più efficace. In quest'area che vedete si sperimentano nuovi processi per nuove produzioni che vengono simulate con questi cartellini e queste strutture di legno. È un vero e proprio ufficio di ricerca e sviluppo. Si entra maggiormente nel dettaglio, tanto da simulare anche proprio degli indicatori, i pulsanti della luce, le luci, proprio per entrare ancora di più nel dettaglio e capire effettivamente se quello che stiamo sviluppando è quello che ci permetterà di garantire il tempo richiesto dal cliente, la qualità fino al prodotto finale. Una volta finito il tour negli stabilimenti, Giulia ci ha mostrato la mensa, dove se si vuole il cibo può essere anche preso e portato via per mangiare all'aperto o fuori dal lavoro, e successivamente abbiamo visitato gli uffici interni e anche lì nulla è lasciato al caso, visto che le stanze sono volutamente vetrate in modo da rendere l'ambiente più trasparente e fare della comunicazione un aspetto fondamentale. Ci piace rendere visive le informazioni e perché no rendere visive anche le persone, perché crediamo molto nel dialogo, nella comunicazione. Come al solito, alla fine del tour è arrivato il momento delle domande. Incuriosito dal ruolo di Francesco e Giulia, ho chiesto loro quale percorso avessero fatto per arrivare fino a qui. Ho fatto ingegneria, percorso liceo scientifico prima e l'ingegneria gestionale poi. Ho fatto un'esperienza di stage in Glaxo, poi è arrivata un'ottima opportunità tramite Luxottica fare uno stage in Cina e poi una volta rientrato è arrivata l'opportunità di Pietro Fiorentini con nel ruolo di KPO, quindi Kaizen Promotion Office, praticamente un gruppo di ragazzi, perché effettivamente di ragazzi che seguono il miglioramento continuo, quindi attraverso l'applicazione di tutti quelli che sono i metodi della Lean Production aiutano le imprese, i vari processi a eliminare gli sprechi. Banalmente le cose potrebbero essere fatte meglio. Le cose potrebbero essere fatte meglio. Capire come migliorare i processi, sì. Processo significa semplicemente le istruzioni per fare qualcosa. Le istruzioni per fare qualcosa. Oggi sono vice president del sito americano che abbiamo aperto nel 2014, responsabile e responsabile anche direttore di stabilimento o division leader dello stabilimento che abbiamo a Desenzano del Garda. Pietro Fiorentini ha di diverso, secondo me, da altre realtà che alcune le ho poco conosciute, questo senso di appartenere a una famiglia, che poi non è l'appartengo a una famiglia, sono in un ambiente tranquillo, sereno, dove non ci sono problemi. È un ambiente estremamente challenge, ok? È un ambiente che ti prova, che ti testa, ma è un ambiente nel quale c'è questo spirito di aiutarsi molto, molto particolare. Quanti dipendenti siete? A Pietro Fiorentini fa circa 2000 dipendenti distribuite nei diversi siti, in Italia, all'estero, Europa, America. Ok, e in questa fabbrica in particolare lo sapete? Siamo circa in 700. Ok. Cosa hai studiato? Ingegneria gestionale. E sei entrata con il ruolo di KPO anche tu? Esattamente. A febbraio del 2010 sono entrata in Pietro Fiorentini. Qual è la parte più stimolante di questo lavoro? Il continuo cambiamento. Io sono circa quindi 10 anni che lavoro in Pietro Fiorentini e devo dire che non sono 10 anni che sono nella stessa azienda. C'è una giornata tipo nel tuo lavoro? No, esatto. Questo, la giornata tipo è non avere giornate tipo. Ok. Devo ammettere che visitare queste due aziende ha cambiato la mia percezione di fabbrica. Un luogo che nel mio immaginario era molto grigio e noioso e invece si è rivelato in questi casi molto stimolante e innovativo. Se vi interessa conoscere altri retroscena del mondo del lavoro, iscrivetevi.